che se dovessi rispondere a caldo adesso, a parte il fatto di essere un tesserato, di fronte a così tanta maleducazione, sarei di una maleducazione estrema. E non è che non voglio rispondere, questa mia maleducazione estrema non si conviene con il fatto che poi voi scrivete, che abbiamo un'etica morale, che voi dovete scrivere in un certo modo. E quindi ecco perché non rispondo, perché dovrei fare l'estremo maleducato di fronte a una maleducazione che è proprio. Amarezza e rabbia, no, mi sono arrabbiato perché secondo me abbiamo perso 2 punti. Ero arrabbiato perché abbiamo perso 2 punti. Ecco perché ero arrabbiato. Secondo me abbiamo perso 2 punti. La squadra all'impatto col campionato, man mano nell'arco della partita, è cresciuta. Non abbiamo fatto una brutta partita. Diciamo, noi non ci accontentiamo di quello che abbiamo raccolto, perché comunque abbiamo creato tanto, potevamo strappare 3 punti, e diciamo un po' di rammarico c'è, perché comunque cerchiamo sempre di giocare al massimo, di andare proprio oltre i limiti. E gli anni trascorsi in B anche col Brescia, e dopo essere stato 7 anni in B, scendere col Benevento, comunque era un progetto importante, come dicevate voi, e la piazza come Benevento lo sapete voi, che sempre ha avuto ambizione, il presidente e tutti, ma no, non mi voglio sbilanciare, io comunque so che è un campionato difficile, questo girone è molto difficile. E, che dire, sì, una salvezza tranquilla, però non ci nascondiamo tanti. Bisogna affrontarla come si affrontano tutte le altre, con grande umiltà e con grande consapevolezza dei propri mezzi. Io penso che, beh, abbiamo visto che la Casertana non ha ancora preso gol, quindi sicuramente non è un caso. Dovremmo comunque essere bravi noi a spingere subito dall'inizio fino alla fine, anche grazie all'aiuto dei nostri tifosi. Comunque giochiamo in casa, l'ultima partita in casa purtroppo non è stata ottima, quindi vogliamo anche riscattare la partita con l'Andria. È chiaro che noi volevamo partire con 6 punti, tutti vogliono partire con 2 vittorie, però già dall'inizio avevamo un calendario difficile, perché la Casertana è una squadra, nessuno l'ha detto, ma è una squadra quadrata che secondo me giocherà fino alla fine per i playoff. Quindi è una squadra forte, penso che il risultato, se fossimo riusciti a portarlo in pari, non avremmo rubato niente, anzi, perché comunque qualche situazione l'abbiamo avuta, siamo partiti male i primi 20 minuti, però secondo me non abbiamo poi demeritato davanti a un avversario forte. Dico la verità, ho tanta voglia sempre di giocare contro Foggia, perché è ex, anche perché non ho mai fatto 3 part no, 4 part no, 6 partite contro di loro, non ho mai fatto gol e lo tenevo per di fare gol. Mi dispiace che non ho fatto, anche perché se facevo portava 3 punti. Noi secondo me non dobbiamo guardare tanto le squadre, dobbiamo guardare a noi, allenare noi per giocare contro chi sia. Cioè, il campionato del sud è molto difficile, noi sappiamo, quindi andiamo a Monopoli con tutta la nostra forza e tutto per vincere sempre. Non ci si può risparmiare in campo, quello è sicuro. Dovremmo far fronte a partite ravvicinate e questo ovviamente sarà anche la gestione un po' da parte del mister, il preparatore, cercare il miglior modo per farci comunque anche recuperare, poi ovviamente sta anche a noi farlo nel migliore dei modi. È già da un po' di tempo che lavoriamo, ci sono tanti progetti in cantiere per riavvicinare la gente allo stadio, perché nonostante, diciamo, la televisione riproponga ormai in tutte le salse gli avvenimenti sportivi, ma il piacere di stare in un campo di gioco, di sentire anche l'odore dell'erba è tutta un'altra storia. Quindi, le idee sono tutte rivolte a favore degli sportivi, per fare in modo che possano accorrere in massa allo stadio.